Gioacchino Corbo del Comitato Lutri di Maio, un momento importantissimo oggi, la Madonna e Gesù Crocifisso in processione dal Convento Santo Spirito fino a San Francesco dove accompagnerete la Madonna. Noi ne siamo orgogliosi di tutto quel che abbiamo realizzato, abbiamo fatto in onore del Crocifisso dell'Immacolata e ringraziamo tutta la città perché senza la collaborazione della gente noi non siamo nessuno. Prima, io e tutto il comitato ringrazio il Crocifisso dell'Immacolata per il sostegno che ci dà e la fede, perché senza fede non si può portare avanti queste iniziative. E a nome del comitato io ringrazio tutta la cittadinanza, mi scusi che sono un po' emozionato, ma io ringrazio tutta la cittadinanza e mi auguro che l'anno prossimo, noi già da ora stiamo prospettando per l'anno venturo, fare altre iniziative. La Sagra della Ricotta sabato sera è stato un grandissimo successo. Questo io non lo posso dire perché io ne sono convinto, ma l'ha detto la gente, cioè i telefonini che continuamente ci mandano dei messaggi di congratulazione per come è stata organizzata e anche le persone come si sono comportate, perché la priorità di tutte le manifestazioni è il comportamento della gente. E noi abbiamo avuto un successone e ringrazio veramente Canicattì e i paesi limitrofi, perché non abbiamo solo canicattinesi ma anche i paesi limitrofi. Adesso la Madonna verrà accompagnata a San Francesco e poi Gesù Crocifisso ritornerà qui. Sì, verso le 11:30 noi saremo di ritorno, andiamo a San Francesco, andiamo a commemorare l'Immacolata e poi al ritorno all'entrata del Crocifisso verso le 11:30 ci saranno bellissimi fuochi d'artificio, perché vogliamo onorare Gesù Crocifisso anche con queste cose. Da cosa nasce la sua fede, la sua passione per Lutri di Maio? La mia fede nasce che io avevo 13 anni, io ce ne ho 73 e c'ha 60 anni che io faccio parte di un comitato, prima da bambino, oggi da adulto, e ne sono orgoglioso perché sono molto ma molto legato al mio, io lo chiamo mio Crocifisso, mio Crocifisso. Ed è bello vedere le lacrime sui suoi occhi. Vi ringrazio. E sotto i fuochi d'artificio meravigliosi che salutiamo la Madonna che lascia il convento Santo Spirito per tornare a San Francesco accompagnata da Gesù però. Eh sì, certamente, finalmente, come abbiamo detto in precedenza, dopo 3 anni ritorna la vecchia, la festa tradizionale di Lutri di Maio, oggi 7 maggio. E questa sera riaccompagniamo la Madonna al San Francesco e poi naturalmente ritorneremo a Santo Spirito e concluderemo la giornata, la serata con i fuochi d'artificio, che non sono quelli che stiamo vedendo, sentendo, ma saranno ancora più lunghi, più forti e pensiamo ancora più belli. Questo lo diranno chi avrà modo di vederli e quindi aspettiamo il loro giudizio per dare un giudizio. Ma lei è consapevole delle forti emozioni che ci avete regalato voi del Comitato Lutri di Maio in questi giorni? Devo confessare che non quello che abbiamo visto ci ha anche emozionato, perché abbiamo visto la partecipazione di migliaia di persone e credo che forse abbiamo fatto cose più grandi di noi. Siamo riusciti a portare avanti fino ad oggi una serie di iniziative, una serie di programmi che praticamente anche noi siamo rimasti stupiti, e questo perché grazie a voi che avete pubblicizzato le nostre iniziative e grazie alle persone che sono venuti a trovarci e ci hanno onorato della loro presenza. Matilde Falcone da Caltanissetta Canicattì per il Santissimo Crocifisso. Non potevo mancare, devo dire che è la prima volta che vedo questa processione, è molto bella, sentita, ho visto tante cose molto belle, questa croce con i fiori, questo Cristo stupendo, proprio è bellissimo. Sono venuta con molto piacere perché Canicattì è la mia città di origine, anche quella di mio marito, quindi ho tanti amici, il mio cuore è anche qua. Poi ho accolto l'invito a venire qua da Giuseppe Corsello, anche il sindaco, e quindi siamo qua proprio per onorare questa bellissima festa, che non mi pare che sia una festa solo e soltanto diciamo di Borgalino, no? Che è il quartiere storico, antico, ma da quello che ho sentito, dai programmi,
ho visto che questa è una festa che sicuramente sta diventando una festa cittadina, diciamo, che coinvolge tutta la città, tutto il comune, e questo mi fa molto piacere. Applauso sicuramente al comitato, a tutto il quartiere, ma a tutta la città e anche l'amministrazione che riesce a coinvolgere. Anzi, secondo me un'amministrazione è più capace quando non c'è la disponibilità finanziaria. Io ho visto che ci sono state fatte le cose bellissime, l'uncinetto, questa corona, la croce con i fiori, e se questo è frutto solo e soltanto dei privati è veramente una cosa meravigliosa. Ma la capacità, il coinvolgimento dell'amministrazione è fondamentale. Quindi secondo me è più visibile un'amministrazione nella sua capacità quando non ha i fondi piuttosto che quando li ha, perché è facile sborsare, più difficile invece coordinare e far uscire, diciamo, le feste, le organizzazioni e i fondi ai privati. E questo sono molto contenta, sono contenta di essere qua ai piedi della croce di questo crocifisso. Grazie.